Ecco, questa scheda degli interventi quindi è proprio una griglia delle proprietà del singolo elemento dove si possono specificare tutti questi parametri che possono, come il PCE, caratterizzare il singolo elemento. Quindi non c'è necessità di definire un intervento complessivamente su tutto l'edificio con una certa tipologia, ma si può proprio differenziare anche per zone. Ecco, sempre nella griglia delle proprietà, appunto, avevamo visto prima invece la scheda dei risultati, che è quel simbolo, quella di quella rosellina dentata al lato dell'altro, dove appunto, ma abbiamo visto prima, si possono vedere i risultati delle verifiche. Ecco, questa è l'analisi dinamica modale, e anche qui si possono consultare spostamenti, reazioni vincolari, si può cambiare lo stato limite per avere un quadro il più esaustivo possibile delle varie verifiche. È sempre previsto normalmente anche lo stato limite di operatività, anche se questo viene in genere trascurato, ma per esempio per gli edifici scolastici riveste la sua importanza. Quindi avete comunque la disponibilità di tutti i risultati completi, poi è chiaro che si va a proporre l'attenzione laddove interessa maggiormente. Talvolta per gli edifici esistenti più di edilizia standard è possibile fare considerazioni solo sullo stato limite di salvaguardia della vita, e lo stato limite ultimo è quello più appunto utilizzato per svolgere proprio le verifiche degli edifici, e quindi in questi casi si può porre l'attenzione solo su quello, però è sempre bene avere la disponibilità appunto dei vari aspetti. Cambiamo analisi, andiamo invece verso la statica non lineare per cominciare a vedere come è stato riorganizzato il contenuto. Allora, come vedete, sotto alla griglia della proprietà, o meglio, nello stesso spazio sulla destra della griglia della proprietà, trovate una sintesi delle curve di capacità. Questa sintesi a cosa serve? Vi fa vedere la curva corrente, che si riferisce alla distribuzione attualmente considerata, con la posizione del punto che rappresenta il passo nella curva, in modo tale che, analogamente a quanto avveniva nell'ambiente precedente, per ogni passo della curva stessa si possa vedere lo stato di sollecitazione. Ecco, lo stato di sollecitazione e di fessurazione delle singole pareti. E questo permette appunto di capire anche la storia evolutiva, cioè di vedere come la struttura si lesiona progressivamente nel corso dell'analisi. Come nella versione precedente, è possibile anche eseguire un'animazione che ci mostra in maniera appunto comoda, diciamo così, quello che avviene nel corso dell'aumento del taglio globale e dell'aumento ovviamente dello spostamento del punto di controllo. Qui vedete appunto la curva in maniera tradizionale, perché è la curva nel piano bidimensionale che è stato scelto, quindi un'analisi pushover in direzione X viene rappresentata con una curva essenzialmente sul piano XZ, cioè lo spostamento X e per il resto il taglio globale. Ecco, se ora cambiamo scheda, andiamo proprio nella scheda della curva di capacità, che vedete compare in alto sotto al titolo in arancione lavorazioni. Nella barra multifunzione ci sono delle parti che compaiono l'analisi avvenuta, ed è questa appunto dove trovate curva di capacità. Ed ecco un grafico che a questo punto occupa la parte centrale, quindi prende il posto, diciamo, nella schermata, quello è il modello strutturale, per poter indagare il più possibile o quanto si ritiene opportuno sui risultati dell'analisi pushover. Ecco quindi la curva a più grado di libertà, quella ad un grado di libertà scalata e il sistema lineare equivalente con l'equivalenza delle aree. Questo si riferisce ad una distribuzione, in particolare in questo caso alla distribuzione P più X, ecco, cioè è la distribuzione appunto una di quelle previste, cioè quella corrispondente alla forma unimodale, cioè con le forze che seguono l'andamento degli spostamenti del primo modo di vibrare, ed è una di quelle previste appunto dalla normativa. Però ne possiamo avere definite altre, come avete visto, forse un po' velocemente, ma insomma nei parametri di calcolo avete sempre la disponibilità di poter fare indagini di vario tipo, quindi distribuzioni di forze non soltanto unimodali o proporzionali alle masse, come prevede strettamente la normativa, ma anche altre distribuzioni anche di tipo adattativo, cioè dove i rapporti tra le forze cambiano via via che vengono che si fessurano progressivamente le pareti, perché questo fa cambiare i modi di vibrare,
via via che l'edificio si fessura e il suo periodo di vibrazione aumenta, quindi cambiano appunto i risultati dell'analisi modale e cambiano la distribuzione delle forze orizzontali. Questo lo sapevate già un po' dalla teoria che ormai da qualche anno tutti siamo costretti in qualche modo a conoscere per comprendere queste verifiche. Ecco, selezionando la vista per esempio di tutte le curve, che è il programma in basso, chiudiamo poi a questa diretta, le vediamo tutte rappresentate nello stesso diagramma. Abbiamo fatto questa scelta perché questo si avvicina di più a quelli che sono i cicli di oscillazione dell'edificio, perché noi in realtà convenzionalmente possiamo fare un'analisi più X, un'analisi meno X, ma non è che l'edificio oscilla solo, l'oscillazione di per sé è un movimento alternato, quindi in una direzione ma nei due versi opposti. Pertanto la vera curva è quella che si compone della parte più X e della parte meno X. Ecco, e le varie curve che vedete sono le diverse ipotesi. Alla fin fine, infatti, fare una ipotesi di distribuzione unimodale piuttosto che di una proporzionale alle masse o le altre ancora è una maniera di ipotizzare una risposta dell'edificio. Però la realtà è qualcosa che sta sempre un po' nel mezzo fra tutto. Facciamo proprio queste schematizzazioni limite per cercare di comprendere in che arco variabile si situa appunto il nostro risultato. Ecco, se ora attiviamo la visualizzazione 3D, facciamo vedere appunto questo grafico, cosa accade in questo grafico 3D? Dunque, è possibile, se ci posizioniamo nel piano parallelo all'asse X, cioè nel piano XZ, appunto vedere le curve secondo X, e sono le curve rosse, il colore rosso è quello che rappresenta appunto l'asse X per consuetudine, per tradizione, diciamo, delle modellazioni strutturali, e le ritrovate quindi in maniera analoga come le vedete nella modellazione, nella rappresentazione 2D. Se ci spostiamo invece nel piano YZ vediamo le curve Y, e delle altre invece si vede soltanto la traccia. Più interessante invece è vedere dall'alto questo diagramma, cioè vederlo nel piano XY, perché questo ci dà la possibilità di capire se ci sono deflessioni, cioè se queste curve in realtà non sono piane, ma invece il punto, nello spostamento del punto di controllo, avvenga anche in direzione ortogonale alla direzione rispetto a cui stiamo considerando. Potrà sembrare una cosa strana questa, perché in questi anni ci siamo abituati tutti a ragionare sulle curve di capacità in una direzione, ma ovviamente questo non vuol dire che il punto di controllo non si sposti anche nella direzione ortogonale. Oltretutto non bisognerebbe mai scordare che il fenomeno sismico è un fenomeno spaziale, quindi il sisma, anche se avvenisse e comunque non avverrà mai con una vibrazione in una sola direzione, ma le onde di taglio producono delle oscillazioni anche nelle direzioni ortogonali, quindi il sistema in realtà è più complesso rispetto a quello che noi ipotizziamo ragionando in una sola direzione. La situazione poi è complicata dalle caratteristiche particolari della struttura, perché una struttura perfettamente simmetrica nelle due direzioni tenderà ad oscillare con periodi di vibrare, movimentano la quasi totalità della massa partecipante separatamente nelle due direzioni. Però, come sappiamo, strutture di questo tipo sono rare, è molto più facile invece avere delle disomogeneità o delle eccentricità interne della struttura che conducono appunto verso modi misti di vibrare. Questi modi misti di vibrare sono già evidenziati dall'analisi modale, è già quella, diciamo, è un indicatore della bontà delle analisi condotte solo in una direzione. Però questo fatto di avere un riscontro anche sullo spostamento ortogonale dell'analisi Kuchove ci conforta sui risultati. Ecco, questo è un caso, per esempio, molto favorevole, ma ora ne vedremo anche altri dove la situazione non è esattamente questa, in cui il punto in direzione ortogonale si sposta di pochissimo, addirittura non riesce a rilevare una percentuale ad una cifra, quindi resta 0%, come vedete nel titolo del grafico, e quindi è un indice di un'ottima risposta. Ciò vuol dire che questo edificio ha dei modi torsionali che dovrebbero comunque movimentare poca massa, questo lo si vede anche dall'analisi modale, ma in ogni caso l'analisi Kuchove non movimenta attraverso la fessurazione progressiva in modo significativo gli spostamenti in direzione ortogonale. Ecco, quindi questo è un ulteriore riscontro della bontà di questa analisi. La normativa su queste cose ha guidato forse in una direzione un po' fuorviante, perché ha dato un'espressione di quel coefficiente di partecipazione modale per la riduzione dal sistema a più grado di libertà a quello a un grado di libertà con la matrice delle masse spaziali.
Questa è una disquisizione che non sto a ripetere qui, è scritta anche nei nostri manuali già da tempo, è una perplessità che abbiamo rilevato, insomma, in diverse circostanze, può mandare fuori strada, perché siccome la matrice delle masse composta con tutti i suoi, con tutte le sue componenti, può avere delle parti torsionali rilevanti, si scopre addirittura che questo gamma calcolato in questo modo a volte viene maggiore e minore di 1, scusate, per cui paradossalmente la curva a un grado di libertà sarebbe sopra quella più grado di libertà. Ora la sensazione è che questo